Ciao a tutti e a tutte, abbiamo appena presentato con Alberto Sacco, l'assessore al commercio, una rivoluzione importante che riguarda i mercati, che inizierà dal 1 gennaio 2021. Come sapete, ve l'ho raccontato tante volte, i mercati sono un presidio fondamentale per la nostra città, sia perché permettono di accedere a beni primari e non solo a dei prezzi calmierati rispetto alla grande distribuzione, ma soprattutto perché sono dei presidi veri sociali in tutti i nostri quartieri. Insieme agli operatori di mercato, che ringrazio, anche abbiamo visto durante il lockdown che lavoro enorme hanno fatto, siamo riusciti, e grazie al vice ministro Castelli che ha cambiato la norma, siamo riusciti a introdurre quella che è la tassa giornaliera, che è anche frutto di un lavoro fatto sull'innovazione, perché non so se ricordate, ma noi avevamo detto che avremmo digitalizzato i servizi. Ecco, qui siamo riusciti a digitalizzare un servizio e renderlo, come dire, anche più fruibile e accessibile, quindi ridurre, come dire, anche la spesa per l'operatore di mercato che ha fatto sacrifici importanti in questi anni. Ma Alberto vi racconterà meglio. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. È una vera e propria rivoluzione, per semplificare al massimo. Fino ad oggi chi aveva un posto, un banco al mercato, pagava un canone annuale, quindi finito l'anno, un po' dopo la fine dell'anno, riceveva una bolletta da 4, 5, 6 mila euro e pagava quello che doveva pagare, quindi una cifra piuttosto importante. Poi, altra cosa molto importante, se posizionava il suo banco, pagava, se non lo posizionava, pagava ugualmente, era un canone onnicomprensivo per tutto l'anno. La rivoluzione che siamo riusciti a, che sarà operativa dal 1 gennaio 2021, invece, è che a Torino, dal 1 gennaio 2021, grazie alla legge di fine anno fatta appunto dal governo, succede che chi non posiziona il banco in quel giorno non paga, quindi non dovrà più pagare 6.000 euro ma pagherà di settimana in settimana, e se non posiziona non paga. Questo porta molteplici vantaggi: l'operatore di mercato non avrà più un'unica bolletta da 6-5.000 euro ma avrà una singola bolletta, da un singolo pagamento da 10, 15, 20 euro. Se non paga, e questo è il vantaggio, o lo svantaggio, scegliete voi, non potrà posizionare. La città, qual è il vantaggio che ha? Che incassa immediatamente tutti i soldi, quindi il mercato, una volta che è posizionato, chi vuole lavorare deve giustamente pagare, mentre adesso non avrebbe potuto magari aspettare a fine anno, ma pagando delle cifre molto più importanti. C'è un'altra grande rivoluzione, come diceva la sindaca: noi siamo partiti nel 2016 e abbiamo informatizzato i mercati, cioè fino adesso vi spiego come funzionava. Il vigile urbano andava sul mercato, guardava il posto, prendeva la presenza e diceva, controllava se la persona era effettivamente la persona che stava lì posizionato, se era un coadiuvante, se era giusto che si aveva pagato tutto quello che aveva pagato. Poi tornava in ufficio e ricopiava queste presenze di fatto nel computer, quindi perdeva un sacco di tempo. Adesso, grazie a un programma che si chiama Mercatore, siamo la prima città italiana, abbiamo dovuto fare ex novo perché non esisteva, il vigile col tablet guarda la persona, vede se è giusto, se non è giusto, se è proprio lui, se è il coadiuvante, se è tutto in regola, se ha dei problemi e se ha pagato quello che doveva pagare. Quindi in un secondo ha il quadro del mercato, può fare altre attività, può stare sul mercato, controllare che non ci siano gli abusivi, controllare che non ci siano i borseggiatori, oppure può tornare in ufficio e fare altre cose. Quindi una vera e propria rivoluzione. Passo la parola a Giancarlo Nardozzi, che è venuto qua alla... Salve. Allora, abbiamo raggiunto un risultato grazie a un'amministrazione epocale, oserei dire che sono tanti anni che stavamo cercando di ottenere. Uno è il fatto che si paga giornalmente, come ha già detto l'assessore Sacco, e questo darà la possibilità ai colleghi che se piazzano pagano, se non piazzano non pagano. La cosa una delle cose più vantaggiose anche per la città stessa è che non ci sarà la concorrenza sleale, perché dal momento che passa il vigile che ritirerà l'accredito con il tablet, automaticamente siamo tutti sullo stesso piano, io vedo il collega di là, vuol dire che ha pagato. Questa va a eliminare anche quella diceria di chi non paga nulla, eccetera eccetera. Un altro vantaggio non indifferente, oltretutto quello che è stato detto, è l'appianamento del debito con il comune, perché tanti sono e indebitati verso la Soris e rateizzano. Questo darà la possibilità di mettersi a pari pagando
l'ultimo, diciamo, rateizzazione verso il comune, automaticamente finita la rateizzazione non se ne dovrà fare un altro, ma ti trovi alla pari con il comune perché tutti i giorni ti paghi per il parcheggio. È un risultato epocale, è un ridare un po' la dignità alla nostra categoria che è stata martoriata dalle vecchie amministrazioni, invece in questo caso qua abbiamo trovato un'amministrazione che ci è stata veramente vicina, anche un grazie va al Vice Ministro Castelli che ci ha aiutato nel modificare questa legge che non ci consentiva di fare questo. Grazie. Noi siamo molto orgogliosi perché siamo la prima città in Italia a fare questa operazione, speriamo che altre città ci possano seguire perché tra l'altro, e su questo chiudo, era una delle promesse che mi ha fatto in campagna elettorale. Avevamo detto che avremmo introdotto la tassa giornaliera e nell'ultimo anno, ma perché ci sono voluti 4 anni per mettere le basi dalla progettazione alla questione della norma, finalmente partirà questa tassa unica giornaliera, che è quello che gli operatori di mercato chiedono da tantissimo tempo per poter non solo sopravvivere, ma io spero rilanciarsi perché sono un presidio importantissimo della nostra città. Grazie a loro soprattutto e a tutti coloro che vanno anche al mercato a fare la spesa. Ciao a tutti e a tutte!